Addio Gigi. Abbiamo un rappresentante al Senato e tre alla Camera. Secondo lei potranno rappresentare bene questo territorio? Secondo me sì. Lei lo sa da quanti anni mancava un rappresentante al Parlamento del nostro territorio? Sono anni. Speriamo tempi migliori, perché come siamo adesso siamo messi male. Io penso che sia un evento eccezionale questo qui. C'è Rossano, e quindi adesso la città di Corigliano Rossano avrà quattro parlamentari. C'è una cosa che forse nemmeno una grande città, ci sono quattro parlamentari dello stesso comune, della stessa città. E dello stesso, certo, non ci interessa, perché da quello che siamo riusciti a sapere, a conoscere, sono ragazzi ben motivati, pronti, diciamo, a dare il massimo. E c'è l'occasione della futura città, che già dal prossimo anno sarà, diciamo, cosa fatta, e quindi loro avranno un ruolo importantissimo. È un banco di prova, ecco, per vedere, ecco, le loro capacità, e per vedere appunto la loro incidenza sul territorio e cosa riusciranno a fare per questo territorio. Certo, tutti abbiamo figli, insomma, e quindi conosciamo le difficoltà del territorio, e non possiamo altro che in questo momento si dà la loro parte e sperare che facciano, diciamo, cose buone. Io mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Dipende se c'è un personaggio con delle idee precise e forti. È quello che, perché a Corigliano lo sappiamo, c'è un po' una difficoltà nelle idee proprio. Cioè, la maggior parte delle persone votano per conoscenza. Quindi penso che comunque bisogna. Il voto di oggi, che lei come lo vede, un voto di protesta? No, un voto di rinnovamento, secondo me. Perché qualcosa di nuovo, si sono presentati come delle persone che hanno delle idee, che hanno delle cose da portare avanti con sobrietà. Poi non lo so. Quindi non l'hanno fatto per il reddito di cittadinanza. È anche una cosa buona se ci fosse. Però se io ho votato il Movimento 5 Stelle, e l'ho fatto perché mi sembra un cambiamento. Quindi vedremo cosa succede. In un paese diviso. Ah, sono disinteressato io politicamente, non ne voglio sapere. Non è solo politica, è soprattutto territorio, bisogno di lavoro, ce ne sono problemi? No, io non ce ne ho problemi. Io non credo più alla politica, io così la vedo, perché ogni volta che do il voto, no, per cambiare, sembra uguale, vedo sembra uguale, questo è solo questo. Quindi anche adesso, quindi non è andato nemmeno a votare? Sì, ho votato. Sì, però dico, vedo sempre uguale, non cambia niente, vedo peggiorare questo. Ma lei ha votato per 5 Stelle? Sì. Ecco, il voto è un voto di protesta, è un voto perché la gente era stanca? No, la gente prima cosa è stanca dalle tasse che ci sono, perché uno perde il lavoro e poi non c'è più niente da fare, capito? I compromessi, la povertà. Sì, è meglio. Troppi anziani entro questo Parlamento, è meglio rinnovare. Sui vitalizi ci vuole dire qualcosa? Appunto, bisogna fare i tagli a questi vitalizi che hanno. Non è giusto per i cittadini. Se oggi le chiedessi qual è il primo problema che dovrebbero risolvere, lei che metterebbe in primis? Disoccupazione. Troppi giovani a spasso. Non c'è lavoro in Italia e molti se ne vanno all'estero per cercare un futuro, realizzarsi. Sta all'estero? No, io sto qua e sto cercando lavoro. Lanciamo un appello. Ma è difficile, al momento è difficile. Ovviamente è stato un voto di protesta che muove dal malcontento generale per le varie situazioni che tutti conosciamo, no? Un po' la crisi economica, un po' la crisi derivante da questi immigrati incontrollati, la violenza generale, roba del genere. Certo, è stato un voto di protesta, ma ben fondato e ben motivato, voglio dire. D'altra parte, il governo Renzi è stato sfortunato, che si è trovato in una situazione poco gestibile, ecco. Comunque adesso vedremo cosa succede per la formazione del nuovo governo.
l'unica possibilità che vedo è la Lega di Salvini col Movimento 5 Stelle, mi sembra, ecco, perché altre possibilità, altre soluzioni non sono percorribili al momento. È stato un voto giusto secondo me, perché la gente adesso inizia ad essere stanca di tutte queste situazioni e soprattutto di questo spreco di denaro pubblico, perché poi questo ovviamente si riscuote su tutti, no? Ovviamente attività, e pensionati, insomma famiglie e tutto il resto. E quindi io credo che avendo 4 persone al Parlamento, insomma, abbiamo una forza importante per il territorio. Speriamo tutti che le cose iniziano a cambiare e soprattutto di far vedere i risultati che tutti quanti sogniamo, insomma, alla fine. Rappresenterà un cambiamento o meno? Spero di sì, ma non credo. Non confido sui 5 Stelle, infatti non ho votato 5 Stelle, quindi speriamo. Sul fatto che adesso abbiamo una città come Corigliano Sa più grossa. Speriamo che ci siano più progetti, più finanziamenti, qualcosa di concreto. Lei lavora? Sì, sono insegnante. La mala gente, libri e potenti, tanti su tanti in questa società. Positiva, molto positiva. Speriamo che facciano qualcosa di buono per il nostro territorio. Speriamo, al di là del partito. Ha mai sentito dire se avessimo avuto un rappresentante al Parlamento forse questo non sarebbe successo? Ma ne abbiamo avuti tanti. E tante cose comunque sono successe lo stesso. 4 in una volta. E insomma, no, 2 ci sono stati in passato. Però i politici dovrebbero sempre impegnarsi per il futuro dei giovani, quindi non c'entra il colore politico, perché tutti hanno dei buoni propositi, bisogna vedere poi se li applicano. Sono contento per il territorio, ma assolutamente lontano da questa politica. Da questo genere di politica parlate? Da questa classe politica e da quello che rappresentano, insomma. E dal popolo che li ha anche eletti, non i nostri concittadini, insomma. Sì. Cioè, ma sta parlando del movimento in modo particolare o la classe politica in generale? La politica in generale. Un giovane comunque che è stanco e stufo. Sì, sono stato un attivista negli anni 90 con Rifondazione, ma purtroppo da allora, insomma, non ho rivisto più la luce. Assolutamente. Vabbè, ma comunque potrebbe cambiare qualcosa, perché comunque noi rappresentanti del territorio ne abbiamo avuti pochissimi negli ultimi anni veramente zero. Potrebbe cambiare, insomma, spero che le loro intenzioni siano poi rappresentate dai fatti. Lanciamo un appello. Cambiate questo paese. La sparteron tanti, la mala gente, libri e potenti, tanti su tanti in questa società. Il coinvolgimento è positivo da parte delle persone locali nel Parlamento, il coinvolgimento è positivo, però a lungo andare poi si dimostrano tutti avere la stessa intenzione, quella di arricchirsi e lasciare le cose come stanno. Perché è così pessimista? No, pessimista, è un dato di fatto, è più che altro sull'esperienza personale, quindi vi parlo sull'esperienza personale e quindi da questa prospettiva non posso essere che realista, non pessimista. La vedo una cosa positiva comunque, che gente magari del meridione rappresenti noi al Parlamento, è una cosa positiva. Hai 18 anni? No. Quindi non hai votato? No. E se avessi votato, se avessi avuto l'età, no? Per chi avresti votato? No comment.